quando venne inventato il teletrasporto, quella maledetta macchina infernale. Tutti gli scienziati del mondo applaudirono al grande genio dei numerosi uomini che contribuirono alle teorie per l'analisi dello spazio-tempo. Tutti loro erano grati a chi aveva creato questa grande macchina, capace di muoversi oltre la velocità della luce. All'inizio il teletrasporto era una macchina enorme, contenuta solo nelle astronavi migliori, e poteva portare la nave attraverso la quinta dimensione, l'iperspazio, in qualsiasi luogo. I primi teletrasporti utilizzavano motori ad antimateria, e poi vennero utilizzati generatori di buchi neri, simili a degli enormi mappamondi che giravano attorno ad una sfera di metallo gigantesca, dentro la quale c'era un minuscolo buco nero che teletrasportava la nave. E poi l'umanità scoprì la materia esotica, e allora il teletrasporto divenne molto più facile. Chiunque poteva creare un wormhole e andare dove voleva nell'universo. E alla fine vennero scoperti gli Stargate, prima in Egitto e poi su Marte, i famosi portali capaci di curvare lo spazio-tempo come un wormhole, ma in modo bidimensionale, come se fosse una porta. Da quel momento in tutte le maggiori città c'erano dei portali per trasportare le merci e persone ovunque nel mondo. Ma la vera rivoluzione arrivò con il teletrasporto quantistico. Venne scoperto quasi per caso, come un mezzo di comunicazione più veloce della luce. All'inizio si usavano i neutrini, ma erano poco efficaci e lenti per la comunicazione attraverso la galassia. Così si utilizzò l'entanglement quantistico. Si tratta di uno dei fenomeni della meccanica quantistica più curiosi. Due particelle possono, dopo essere state in contatto, continuare ad essere connesse istantaneamente ovunque si trovino, anche a milioni di anni luce di distanza l'una dall'altra. Se una delle due cambia, anche l'altra cambierà. Era un modo ottimo per comunicare, ma presto si scoprì che poteva estendersi anche agli atomi, alle molecole, alle strutture cellulari, agli strumenti e infine anche agli animali. Alla fine venne effettuato il primo esperimento sul teletrasporto quantistico su cavia umana. Il paziente doveva entrare in una cabina e uscire dall'altra. Quando uscì, neanche un secondo dopo, disse solo «È già finito?» E, per la seconda volta, gli scienziati stavano applaudendo, senza sapere che stavano firmando la loro condanna a morte, la nostra condanna a morte e quella di tutti quanti. Il teletrasporto quantistico si diffuse a macchia d'olio, non richiedeva troppa energia e poteva trasportare cose piccole come orologi e cose grandi come esseri umani. Aveva solo alcuni difetti. C'erano tre piccole regole che bisognava rispettare prima di entrare in un teletrasporto. Numero 1. Mai entrare in un teletrasporto con oggetti radioattivi o microchip quantistici impiantati. Numero 2. Mai usare un teletrasporto mentre, per esempio, si è a bordo di una nave che va alla velocità della luce. E infine la terza regola, quella forse più importante. Mai, mai, mai usare un teletrasporto quantistico mentre si entra in un buco nero. Usarla in qualsiasi caso fra questi poteva causare cose orribili a chi era entrato dentro la capsula. Cose come distorsioni spaziali, viaggi nel tempo, viaggi in universi paralleli, eccetera. E all'inizio c'erano tanti incidenti, mutazioni, gravi malformazioni. Alcuni invece cambiavano personalità, tornavano urlando e dicendo di essere un'altra persona, di aver visto l'inferno per anni e anni, di essere morti. Alcuni ancora tornavano con un clone che si comportava in modo diverso. Ma alla fine tutto si risolse per il meglio quando il teletrasporto venne migliorato e tutti erano felici. Il teletrasporto funzionava davvero e senza problemi ed era alla portata di tutti. O almeno così credevamo. Il teletrasporto quantistico non si basa su un processo di trasporto integrale, si basa invece su un processo di copia e incolla. Se io teletrasporto una particella, quello che sto facendo è creare una copia lontano e poi la particella originale viene immediatamente distrutta. Quello che significa è che il teletrasporto quantistico ha ucciso tutti gli esseri umani su cui è stato applicato. Tutti, ognuno di loro, sono stati distrutti in un solo istante e poi un loro clone, identico in tutto, anche nel cervello, è stato creato dall'altra parte, con gli stessi ricordi, la stessa personalità, indistinguibile dall'originale, anche per lui stesso. Si credeva di essere l'originale e come poteva negarlo? Il teletrasporto. Una macchina utilizzata da milioni di persone al giorno, una macchina fisicamente possibile, facile da realizzare, non ha fatto altro che uccidere tutti quelli che vi sono entrati. Anche io sono nato solo 3 anni fa, ora me ne rendo conto. Il mio corpo originario è stato distrutto.
Per questo non uso più il teletrasporto. Per questo mi sono unito ai movimenti di protesta. Per questo cerco di avvisare tutti quanti del pericolo ogni volta che entrano in un teletrasporto. Ma non è tutto. Amertov e Penrose, un secolo fa, avevano scoperto che la mente umana, nelle sinapsi cerebrali, e precisamente negli anelli di triptofano presenti nei microtuboli, subiscono gli effetti dell'entanglement. Questo lo avevano scoperto quando l'umanità viveva ancora sul suo primo pianeta, la Terra. Quegli stessi effetti del teletrasporto quantistico, noi li subiamo in ogni istante nel nostro cervello. La deduzione logica di questo è agghiacciante. Quelli che entrano nel teletrasporto, oltre a venire distrutti in un istante, vanno in entanglement, in una nuova dimensione. Il loro cervello viene trasportato insieme alla loro coscienza in una dimensione raggiungibile soltanto da un buco nero o da un altro teletrasporto. Per questo ora ha senso tutto quello che urlavano i pazzi che uscivano dal teletrasporto e parlavano di essere morti, di aver visto l'inferno, di essere nel corpo di un altro. Quello non era il loro corpo. Si erano, come dire, installati nel cervello di un altro, che era finito al loro posto in quell'inferno lì. La conclusione di tutta questa storia è che si è creata una dimensione parallela alla quale tutte le vittime del teletrasporto si sono, come dire, unite in entanglement. E ogni volta che una di queste riesce ad uscire, prendendo il posto di un nuovo umano, la prima cosa che urlano è la stessa che urlò l'equipaggio di uomini che fece per la prima volta il viaggio con un motore a buco nero, per poi sparire nel nulla, senza che se ne sia più sentito niente. Liberatenos ex inferis.